Ciao bambini, vi sareste chiesti che fine avessi fatto e perché sto tornando proprio con questo video. In realtà ha senso perché l'ultimo anno e mezzo è stato un po' particolare. Quindi ecco a voi il primo viaggio intercontinentale, il primo viaggio in Giappone di Diego, che non so chi di voi mi segue su Instagram, ma come potete vedere è bello cresciuto e ora finalmente può affrontare viaggi simili. Partiamo dall'inizio. Un anno e mezzo fa, dopo aver vissuto il Covid rinchiuso dentro casa in un piccolo paese come Fabriano, sono andato un po' in una sorta, non voglio dire depressione perché quella è una situazione clinica più seria, io ero semplicemente un po' demotivato e forse affamato di nuovo di confronto, conoscenze, e cresceva anche questa voglia in me di tornare a studiare, ad esempio. Così mi sono fatto un anno a Milano presso l'Accademia del Lusso, che è un'accademia di fashion design, dove mi sono preso questo attestato appunto in fashion design. Dopo questo periodo mi sono messo sotto con Giulio per trasformare la realtà Electric Peo non più in una figura singola, ma in uno studio. Potete infatti visitare il sito electricpeostudios.com, di cui ora fanno in tutto parte, me incluso, 4 persone. Quindi piccolo spam, se tra parenti, genitori, amici conoscete qualcuno che ha società o aziende che necessitano di prodotti di comunicazione, video, animazione, illustrazione, fotografia, beh, noi facciamo al caso vostro. Chiuso questa parentesi, dopo quindi quest'anno e mezzo che ho dedicato a me stesso come individuo, in cui appunto ho lasciato da parte YouTube, Twitch e tutte le robe un po' social, perché avevo semplicemente bisogno di altro, grazie anche alla possibilità di risparmiare dato che a Milano stavo a casa dei miei, perché i miei vivono lì, cosa che un po' mi ha ucciso l'anima, detto tra noi, perché tanto vivere con i propri genitori dopo anni che vivi da solo è un po' difficile, ma chiusa questa parentesi, ho deciso di premiare me e mio figlio per la pazienza, dato che eravamo separati da una gran distanza, perché Milano-Fabriano sono 5 ore di macchina, che io facevo ovviamente volentieri 2 volte al mese. Ho deciso di premiarci con questo viaggio in cui ci ha accompagnato Giulio, ovviamente, e mio cugino Francesco, ragazzo in giacchetto blu. Volete sapere la storia del peggior capodanno della storia? Ho detto storia 2 volte. Beh, in Giappone non è usanza prenotare i ristoranti. Però ci abbiamo provato, abbiamo prenotato un ristorante a Shibuya, perché volevamo passare la mezzanotte a Shibuya pensando, ah, lì si fa il countdown, eccetera. E abbiamo mangiato nel peggior posto in cui potessimo mangiare, quindi non proprio il miglior ultimo pasto dell'anno. Abbiamo mangiato degli yakitori che sono spiedini di pollo, però fatto non da giapponesi ma da un ristorante di Bangladesi, si dice. Vabbè, a prescindere, non era per niente buono e come se non bastasse, quando siamo scesi in piazza, nel grande mitico incrocio di Shibuya, c'era una vagonata di polizia che stava cercando di mandare la gente a casa, dicendo che non ci sarebbe stato alcun countdown perché non volevano delle riot per strada. E la situazione era calda, bollente, quindi noi per cercare di stare tranquilli e in sicurezza abbiamo provato ad andare in altri luoghi in cui anche lì stessa situazione, quindi alla fine siamo tornati in hotel e passato la mezzanotte in camera, ok, let's go. Però abbiamo fatto degli spacchettamenti epici di Pokémon. No, no, si blocca. Sarà udibile. Vai, prendi. Dire ciao a tutti. Intro. Cosa ridi? Ciao a tutti. No, ciao a tutti ragazzi. Ecco, devi guardare qua. No. Sì, dai. No. Dai, fallo bene. No. Dai, fai in serio. Dai, no, non fai niente. Facciamo insieme. Non sono nemmeno prima. Vieni qua vicino a me. Vieni. Ciao a tutti ragazzi, oggi nel canale di Electric Topic spacchettamento epico di carte giapponesi di Pokémon. Dillo tu però. Ah. Vai. No. Dai, caricone. Caricone non sono io. Dai, allora facciamo come se fossi un cane in duo, vieni. Devi guardare lì però. Questo sta qui all'inizio. Fermo, questo sta qui. Vai, guarda lì. Vai. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, io sono Giulio.
Io sono Diego. Oggi siamo qua per questo spacchettamento rarissimo di questo box da 5 milioni di yen giapponese, edizione molto limitata, epico. Usiamo i coltelli di madre natura. Questo è un box di pacchetti. Ma no! Testa. Allora aspetta. Ho portato il mio bilancino. Adesso andremo a pesare questo pacchetto. Che pesa 92 grammi. Ma così sembra che stiamo prendendo in giro Federico, che in realtà adoriamo. Salve a tutti ragazzi. Ah Diego, ti ho già schiantato, 1-0 per me. Fai vedere. 1-0. Fai vedere solo, solo gli spettatori. Non guardare. È Garden War maschio. Gallagher. B. Gallagher e Traffic. B. 3, 2, 1. Buona! Di soia e basta. Due.綺麗な写真が1枚撮れましたら前の方にお進みいただくようにお願いをいたします。Dove andiamo? Andiamo al Pokémon Center. Ok. これより高さ 150m のメインデッキまで約45秒です。
anche se poco narrato a voce, spero che fino adesso questo video vi sia piaciuto, che tramite le immagini sia riuscito a narrare, a raccontarvi l'esperienza di Diego in Giappone, che ovviamente non è finita, ma il video è arrivato a un punto che direi spezziamolo in due parti. Concludo giusto raccontandovi che alla fine abbiamo trovato questo benedetto Pokémon Center aperto e lo abbiamo svaligiato. Mi vergogno per la quantità di soldi che ho lasciato in quel negozio. Mi vergogno, un po' ne vado fiero, dipende dai punti di vista. Papo, papo.